Bella ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono Xeven e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online. Ragazzi, oggi video richiestissimo da voi, glitch soldi infiniti per la patch 1.15. E prima di iniziare però vorrei precisare alcune cose. Purtroppo il glitch non ha il bypass dei 45 minuti, ciò significa che potrete vendere l'auto solamente una volta ogni 45 minuti appunto, e per gli utenti di PS3 è necessario avere un programmino chiamato Xlag, che troverete il download giù in descrizione, e bisognerà avere un budget iniziale perché bisognerà modificare l'auto per farne aumentare il valore. Detto questo, possiamo anche iniziare. Per prima cosa dovrete rubare un veicolo ai civili e recarvi allo Santos Customs. Arrivati allo Santos Custom dovete modificare l'auto più che potete per farne aumentare il valore, e non dovete assolutamente comprare gli esplosivi dell'auto e nemmeno l'assicurazione e il segnalatore, quindi non dovete nemmeno portarla in garage. Una volta che avete modificato l'auto più che potete, dovete andare su Vendi e cliccarci un'altra volta. Dovete rimanere sulla scritta "Vuoi veramente vendere questo veicolo?" e non cliccate nulla. Prestate attenzione a questo passaggio. Per gli utenti di Xbox basterà premere Start, andare su Xbox Game Store, aspettare qualche secondo sulla scritta gialla e cliccare tante volte il tasto A. Così facendo noteremo che nell'intervallo di tempo che c'è stato nell'entrare nel Game Store ci ha venduto l'auto. Una volta nel Game Store basterà uscire e avrete di nuovo l'auto con i soldi. E ovviamente dovrete aspettare 45 minuti per rifare il glitch. E ripeto, non dovete mettere l'auto in garage, dovete sempre averla vicino. Per gli utenti PS3 è la stessa cosa, solamente che prima di entrare nel PlayStation Store dovrete avviare Xlag e premere su Start. Se non sapete come settare Xlag, vi consiglio di mettere il Level of Lag su Insane, tanto sarà solo per pochi secondi. Aprite il PlayStation Store e non appena farà l'animazione dall'alto, chiudete Xlag. Come potete vedere dal video, a me non carica l'Xbox Game Store, non so per quale motivo. Anzi, se qualcuno ha qualche consiglio da darmi, ben venga, dato che sono 2 giorni che non mi apre il Game Store. Ripeto, una volta finito il glitch, dovrete aspettare 45 minuti prima di vendere l'auto e non dovete portarla in garage e dovete averla sempre vicino a voi. E ragazzi, il video finisce qui, vi ricordo che non appena avrò trovato un altro metodo con il bypass dei 45 minuti, ve lo metterò qui sul canale. E vi ricordo di lasciare un like al video e di iscrivervi al mio canale, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Da Xeven è tutto, bella!